Finché si desidera, si può fare a meno di essere felici. Perché si aspetta di esserlo. Se la felicità non arriva, la speranza si prolunga. E l'incanto dell'illusione dura quanto la passione che lo provoca. Così questo stato è sufficiente a se stesso. E l'inquietudine che esso procura è una specie di godimento che supplisce alla realtà. E forse è migliore. Guai a chi non desidera più niente. Perde, per così dire, tutto quanto possiede. Si gode meno di ciò che si ottiene che di ciò che si spera. Non si è felici che prima di essere felici.